Margherita Ciaro, avvocato e componente del nostro studio legale, Cassandra e Marino, napoletana ma ormai salernitana d'adozione e soprattutto espertissima in materia di diritto dell'immigrazione italiano e in particolare di cittadinanze. Ben trovata Margherita, Buonasera grazie per essere qua con noi. Con te a parliamo tutti. appunto. Con te parliamo appunto di cittadinanza e tutte le problematiche relative all'acquisizione della cittadinanza italiana. Vogliamo ricordare brevemente come in Italia si può ottenere la cittadinanza italiana, quali sono appunto i casi per cui si può chiedere la cittadinanza italiana? Sì, allora, vabbè, io partirei da un concetto, dal concetto proprio di cittadinanza. La cittadinanza è quel particolare status che ricollega un cittadino appunto ad un territorio, ad uno stato, permettendogli quindi di esercitare i diritti, civili, i diritti politici appunto riconosciuti dallo stato stesso. Esistono tendenzialmente due modi di acquisto della cittadinanza, o meglio due criteri, il criterio virtù dello iure sanguinis e quindi per discendenza, ovvero il criterio dello ius soli e quindi il soggetto acquista la cittadinanza del luogo di nascita. La legge che disciplina l'acquisto della cittadinanza italiana è la legge del 5 febbraio del 1992, la numero 91, e che con i successivi decreti poi di attuazione ha preso come riferimento il criterio dello iure sanguinis, ragion per cui acquista la cittadinanza italiana il figlio di genitori italiani, ovvero colui che sia stato poi adottato da un cittadino italiano o sia stato riconosciuto o successivamente ad un decreto di accertamento comunque della filiazione. Acquista poi peraltro la cittadinanza italiana anche lo straniero, sempre in virtù del principio dell'acquisto della cittadinanza per il criterio dello iure sanguinis, lo straniero che acquista i cui genitori siano stati cittadini italiani per nascita, purché abbia prestato servizio militare per lo Stato italiano, ovvero comunque abbia assunto un pubblico impiego per il nostro paese. Altresì acquista la cittadinanza italiana anche il soggetto e questo è un particolare caso di acquisto della cittadinanza iure sanguinis, perché acquista la cittadinanza italiana lo straniero che sia nato in Italia, che vi abbia risieduto fino al raggiungimento della maggiore età e che poi abbia appunto fatto richiesta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, appunto per l'ottenimento della cittadinanza italiana. Esistono poi anche altri criteri per l'acquisto della cittadinanza, tra cui appunto l'acquisto della cittadinanza per matrimonio, ovvero per residenza. Quindi vi sono l'articolo 9 della legge 91 del 92 che disciplina tutta una serie di casistiche, di soggetti, quali possono essere un soggetto straniero piuttosto che l'apolide, che qualora risiedano in Italia per un determinato periodo di tempo, ovviamente legalmente, possono acquistare la cittadinanza italiana presentandone quindi appunto successiva istanza. In questo Perfetto, caso la cittadinanza. hai dato un'inquadratura generale sulle varie possibilità di acquisto della cittadinanza italiana, così come previste dalla nostra normativa. Prima di passare alla domanda successiva, ricordo a tutti quanti di iscriversi al canale, è gratis, basta un clic, lo trovate su YouTube, iscrivetevi al canale. Fateci conoscere, mettete un like, inoltrate anche su Facebook. Siamo felici se lo fate, ma siamo felici anche se non lo Grazie. fate. L'importante è che ci seguite. Senti, parlavi di ius soli. Spieghiamo bene a chi ci ascolta cos'è lo ius soli, che è una parola latina, non tutti parlano latino, no? E quali sono i Sì, è una criteri? locuzione. E quali sono i criteri appunto per Sì, ottenere la dicevo, cittadinanza?
una locuzione appunto latina con la quale si fa riferimento ad una particolare modalità di acquisto della cittadinanza italiana per il solo fatto di nascere in un determinato territorio. Come dicevo, il legislatore del 1990 che appunto ha emanato la legge appunto che disciplina i modi di acquisto della cittadinanza, non lo ha preso come però come criterio di riferimento, ma semplicemente sono poche, marginali e residuali le ipotesi in virtù delle quali un soggetto straniero che nasce nel nostro territorio può acquistare la cittadinanza italiana. In modo particolare acquista la cittadinanza italiana appunto per il principio dello ius soli, lo straniero che nasce sul territorio italiano, ma soltanto nell'ipotesi in cui sia figlio di genitori apolidi, ovvero di genitori, sia figlio di genitori ignoti essenzialmente, ovvero anche nell'ipotesi in cui un soggetto sia nato da genitori stranieri che per problematiche legate alla normativa vigente, insomma, nei paesi, insomma, di cittadinanza dei genitori, non possano trasmettere la loro cittadinanza appunto al figlio. Soltanto in queste tre ipotesi marginali il soggetto che è nato, il minore che nasce nel territorio italiano può acquistare la cittadinanza italiana. Sì, tra l'altro questo è il mio giudizio, lo trovo un po' assurdo, chi nasce in Italia è italiano, ma questa è la mia idea. Anche la mia. Sì, infatti, c'è qualche disturbo prima, ma siamo in collegamento, io sono qua in Inghilterra, l'avvocato Acciaro è in Italia, quindi se avete notato o si sente un piccolo disturbo, questo è il motivo. Senti, Margherita, parliamo invece della cittadinanza per matrimonio, qua sono molte le persone, no, che ci chiedono informazioni come si può acquisire la cittadinanza per matrimonio. Sì, allora i requisiti sono disciplinati e sono dettati dall'articolo 5 della legge 91 del 92, che appunto prescrive che un soggetto straniero, un individuo straniero che abbia contratto matrimonio con un nostro concittadino italiano può, decorsi 2 anni dalla celebrazione del matrimonio, qualora sia residente in Italia, ovvero decorsi 3 anni, qualora abbiano poi stabilito la residenza all'estero, possa appunto presentare istanza per l'acquisto della cittadinanza italiana. Tali termini sono però dimezzati in presenza di figli. Ovviamente la domanda va corredata di una serie di va innanzitutto presentata tramite il portale AliCittadinanza, che è un portale appunto telematico, e la domanda verrà inoltrata alla prefettura del luogo di residenza del richiedente, ovvero al consolato qualora il richiedente abbia stabilito la propria residenza all'estero. Dicevo che la domanda va corredata da una serie Scusami se ti di appunto di interrompo, documenti. solo per chi ci ascolta. Quindi chi vive all'estero, in particolare chi vive qui in Gran Bretagna, da dove noi operiamo, dovrà rivolgersi in questi casi al consolato di Consolato appartenenza, competente. come tu hai già detto. Esatto. E quindi dicevo, la domanda va corredata con una copiosa comunque documentazione e che in virtù delle modifiche degli ultimi anni prevede anche l'obbligo di presentare un certificato attestante la comprensione, della lingua italiana e un attestato che comunque non sia inferiore appunto al livello del B1. C'è un contributo da pagare che corrisponde ad euro 250 più una marca da bollo da 16 e tutto il procedimento si conclude in un massimo di 24 mesi, prorogabili poi in 36. Sì, mentre invece vorrei ricordare io che chi ha applicato per la domanda per residenza, quindi perché è residente nello Stato italiano e successivamente alla presentazione della domanda, per qualunque motivo si dovesse essere trasferito all'estero, la competenza passa anche in questo Al caso al consiglio. consolato dove la persona si è trasferita. Risiede. Senti, in caso Esatto. invece di diniego, cioè quando l'autorità italiana, l'autorità preposta, diniega, non autorizza la cittadinanza, rigetta la domanda di cittadinanza, che cosa si può fare? Quali sono le azioni esperibili?
Allora, in questo caso, ovviamente valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti e quindi se appunto è opportuno presentare un ricorso, è possibile proporre ricorso al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale diciamo, di competenza entro 60 giorni dal rigetto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, fermo restando la possibilità di riproporre poi la domanda. Se il ricorso dovesse essere rigettato, quindi Esatto. si può poi riproporre la domanda. Ma anche nel caso in cui appunto non sussistano i presupposti per appunto proporre ricorso, perché magari ad esempio non è stato presentato un documento nei termini, ovvero non è stato prestato il giuramento, perché una volta che è stato emesso il decreto di concessione della cittadinanza, il richiedente ha l'obbligo di prestare il giuramento entro 6 mesi, nella data insomma fissata, o comunque entro 6 mesi dal decreto, in quanto altrimenti decade altrimenti dalla domanda stessa. In questo caso, anche in quest'ultimo caso, potrà poi riproporre la domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana. Perfetto, avvocato Acciaro, sei stata chiarissima. Direi possiamo chiudere questa puntata, poi magari torneremo su questi argomenti o su approfondimenti Assolutamente. di alcune parti di questi argomenti. Sotto nelle informazioni nel canale YouTube trovate tutti i recapiti per contattarci per chiunque avesse domande. Siamo felici di rispondere ovviamente su questo canale, anzi scriveteci domande, perplessità, dubbi. Siamo qua per questo. Ti ringrazio per aver È partecipato e stato un lascio, piacere. grazie, grazie, speriamo di rivederci presto e lascio un saluto a tutti quanti i nostri ascoltatori. Ciao a tutti.